La dodicesima edizione di Meridiano Sanità quest'anno è partita dall'analisi dello stato di salute dell'Italia in confronto ad altri paesi, ma anche nella dinamica degli ultimi anni. Abbiamo guardato lo mantenimento di questo stato di salute, quindi con una prospettiva anche al futuro di quelle che sono le aree più critiche e prioritarie su cui investire per poter garantire la buona salute dei cittadini, soprattutto in ottica futura. Nell'ambito del rapporto ci siamo addentrati nelle patologie, da un lato quelle trasmissibili e quindi prevenibili da vaccino con un focus specifico sull'antimicrobico resistenza, dall'altro lato abbiamo affrontato le patologie non trasmissibili, quindi le cronicità che hanno un impatto molto rilevante sul sistema sanitario, ma non solo, anche sul sistema di welfare. Nel corso del rapporto poi ci siamo soffermati su quelli che sono gli ambiti più di innovazione scientifica del nostro periodo e quindi abbiamo aperto uno spaccato sulla ricerca clinica e sull'area oncologia, guardando quelle che sono le innovazioni che stanno arrivando e che quindi possono cambiare definitivamente non solo le cure di alcuni tumori, ma anche la qualità della vita dei pazienti che sono affetti da questa patologia. Nella parte finale del report abbiamo discusso il Meridiano Sanità Index e abbiamo elaborato delle proposte di Meridiano Sanità che sono le focalizzazioni delle criticità da superare, quindi su che cosa il nostro sistema sanitario deve puntare per affrontare queste sfide della salute.